Amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Curva Ovest. Beh, in una serata, in un periodo, in giornate un po' particolari, come sapete, se ci avete seguito fino a pochi istanti fa anche con l'edizione del telegiornale, vi sarete resi conto che sia nella prima parte, quella solitamente dedicata alla cronaca, ma nella stessa pagina sportiva, alla fine, il leitmotiv è sempre quello di questa emergenza del coronavirus che sta un po' paralizzando l'Italia, ma sta paralizzando anche il mondo dello sport e del calcio. Allora, intanto vado a salutare l'ospite di questa serata che è tornato a trovarci a distanza di qualche mese, è un premio Toni Caruezzo. Buonasera Toni. Buonasera. E grazie di essere con noi, vice allenatore della Lucchese, e poi il nostro Giulio Castagnoli, il nostro opinion leader. Buonasera Giulio. Buonasera. Buonasera anche a te. Allora, intanto ricordiamolo per chi non ci avesse seguito prima nel telegiornale, per chi non avesse seguito le notizie del giorno, che magari arriva a casa soltanto adesso, il campionato di Serie D, parliamo del girone A, ma insomma tutti i gironi questa volta del campionato di Serie D sono sospesi, tutto è rinviato fra due settimane al 22 di marzo, quando io uso il condizionale, si dovrebbe tornare a giocare però a porte chiuse, almeno per il 22 marzo e per il 29 marzo. Un'eventuale riapertura degli stadi con il pubblico se ne riparla eventualmente dalla prima domenica di aprile. Questa dunque la situazione. Toni, fino a stamani voi pensavate probabilmente di giocare a porte chiuse, e poi invece è arrivata questa notizia della sospensione di un ulteriore rinvio, perché già non avevate giocato domenica scorsa, il primo marzo, quindi altre due domeniche. Tuo primo pensiero, indipendentemente da quella che insomma è la situazione, vi aggiungo che nella provincia di Lucca i casi accertati di coronavirus sono 6. Prego Toni. Sì, è chiaro che per quanto riguarda il discorso coronavirus bisogna stare sempre allerta, sempre con le orecchie molto tese a tutte le notizie chiaramente che la stampa ci dà e tutto quanto. Per quanto riguarda il nostro lavoro, noi purtroppo dobbiamo vivere alla giornata, nel senso che non possiamo, perché c'è anche un lavoro fisico, poi non possiamo quindi fare programmi a lungo termine laddove c'è un'incertezza se giochiamo, se non giochiamo. Quindi fino a stamattina le notizie erano quelle che noi sapevate di giocare, giocato a porte chiuse, e quindi fino a stamattina il programma era quello. Poi da oggi chiaramente ci siamo riuniti, abbiamo fatto l'allenamento già programmato, però l'abbiamo chiaramente modificato. Prima di sentire Giulio Castagnoli, vi ricordo 360 10 38 330, stanno già arrivando i messaggi, diteci la vostra, il vostro pensiero, la vostra opinione naturalmente. Cosa cambia adesso col fatto che comunque sicuramente, questo penso sia, io ho usato per stare prudente il condizionale anche per il 22 marzo, però sicuramente per due settimane adesso non si gioca. Cosa cambia da un punto di vista di preparazione, non dico tanto tecnico-tattico, perché quello ormai penso che sia un lavoro consolidato, no? Sì, chiaramente in questo caso il passaggio filtrante è per il nostro, parlo della tesi, l'assist, il professor Guidi, perché chiaramente allora lui si dovrà mettere lì, secondo me, sulla sua scrivania, e dovrà fare in modo di mantenere, perché non dimentichiamo che noi ora, dall'ultima anche amichevole che abbiamo fatto a Carrara contro una squadra di categoria superiore, attualmente abbiamo una ottima condizione fisica, per cui il professore farà di tutto, come ha sempre fatto negli anni, per mantenerla, soprattutto se non per migliorarla. Riepiloghiamo, voi avete giocato l'ultima partita, se non sbaglio, aiutami anche tu Giulio, il 23 febbraio contro il Ligorna, vincendo. E poi dopo è arrivata la notizia che il primo marzo non si giocava, e sabato 30, ora faccio 30 giorni anche febbraio, sabato 20, no perché poi vabbè, sono giornate, serate particolari, potrei raccontare anche degli aneddoti di oggi dove veramente vi si gela il sangue, lo raccontavo prima a Toni, però poi cerchiamo di ritrovare un po' il sorriso perché altrimenti davvero non andiamo avanti, no? Poi il sabato, mi sembra il 29 febbraio, avete giocato questo, ora si chiamano allenamenti congiunti con la Carrarese.
Però è chiaro, no? Succede anche in altri sport. Uno prepara, c'è il caso del nostro amico pugile Marvin De Mollari, doveva combattere per una finale di un torneo importante il 1 marzo, gliel'hanno poi rinviata al 22 marzo. Ora è rinviata ulteriormente, per cui è chiaro che poi rischi di andare un sovrallenamento e il problema è di mantenere, come dicevi, la condizione. Giulio Castagnoli, allora, niente, siamo qui anche stasera. Avremmo voluto parlare di un Lucchese Prato perché questa era la partita che si doveva giocare, e invece siamo qui a pensare che per almeno altre 2 settimane di calcio giocato non ne vedremo. Serie D e più in generale, che idea ti sei fatto? Ma intanto diciamo che questa notizia di oggi pomeriggio, primo pomeriggio, è stata, se si può dire, se si può usare questo termine, positiva per la Lucchese, perché la Lucchese avrebbe dovuto giocare fra meno di 72 ore contro la seconda in classifica, una partita importantissima, uno scontro diretto a tutti gli effetti, probabilmente la partita dell'anno, perché comunque, A porte chiuse. ma non solo a porte chiuse, ma anche con dei deficit in difesa, vista appunto che oggi Bravo, bravo, dai la notizia. hanno respinto ricorso per quanto riguarda la squalifica di 3 giornate a Benassi, Ne e rimangono comunque purtroppo, due perché una l'aveva scontata. esatto, e purtroppo rimarrebbe anche quella di Papini, che avrebbe dovuto scontare a Fossano, ma che poi, per i motivi che tutti sappiamo, non ha scontato. Quindi, diciamo, nel caos totale e nell'incertezza più totale, la Lucchese ha tratto un piccolo beneficio da questa cosa qui. Senza trascurare, Giulio, il fatto che un po' quello che succederà adesso nel fine settimana in Serie A, sapete, ci sono state tante polemiche che io, considerando tutto quello che sta succedendo, ritengo veramente superflue e sterili per questo Juventus-Inter. Insomma, la Lucchese ha bisogno di una partita in casa così importante, senza il sostegno del proprio Appunto, pubblico, che sappiamo quanto conta, no? certo, Quanto conta, quanto incide e quanto è importante. stavo concludendo dicendo che chiaramente inizialmente questo porte chiuso aveva un po' destabilizzato tutti. Poi devo dire che forse il presidente della Lega di Serie D è una persona che ragiona, non la conosco, perché poi ha fatto questo spostamento delle partite, perché dobbiamo tenere conto anche del fatto che, al di là della Lucchese, che ha un pubblico anche 10 volte tanto quello di tante squadre del nostro girone, avrebbe fatto sicuramente un buonissimo incasso a livello economico contro il Prato. E altrettanto c'è da dire che, insomma, una squadra che è prima in classifica, che gioca contro la seconda, ha la possibilità di giocare lo scontro diretto in casa, lo deve giocare assolutamente col supporto del pubblico, visto anche che la Serie D non ha tutte queste menate delle Sì, in fin dei conti il televisioni. campionato poi sarebbe finito a cose normali il 3 maggio, Sì, quindi. che dico, poi dal 3 maggio in poi ci sono quegli Beh, ci inutilissimi so playoff sì, che sono vabbè. assolutamente inutili e Casomai si che quindi. potrebbe rivedere, credo eccezionalmente, forse la formula dei playoff e fare in modo. No, Tony, tu ti sei espresso sul discorso di giocare a porte chiuse proprio in questi giorni, in una bella intervista che ti hanno fatto i colleghi di Gazzetta Lucchese, dove a loro ti hanno chiesto porte chiuse e tu, un po' all'inglese, hai risposto, please no. No, io ci ho fatto un'intervista con Diego e gli avevo appunto detto che, fermo restando, che prima di tutto la salute, E e certo. quindi è una situazione importante, prima di tutto la salute, va tutelata la salute di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori. Poi dopo, chiaramente, essendo il vice allenatore della Lucchese, alla domanda io rispondo: è assurdo far giocare, come ha detto appunto Giulio, una partita di cartello così importante, al di là del fatto che comunque sia i sostenitori o aderenti allo stadio o comunque anche Ecco, si questo è un aspetto riuniscono in un importante, sì. Alla bar, bene o male la comunità fine si si assemblano, muove. che è la cosa più da evitare adesso. Cioè, fate la vita normale, però bisogna evitare, almeno questi sono alcuni, è uno dei suggerimenti, forse tra i più importanti, di ritrovarsi troppo stretti, vabbè, dai, E poi. uso come sardine in certi ambienti. Quello può diventare pericoloso perché ci sono poi portatori, diciamo, sani, quelli asintomatici, che non puoi sapere, no, se. E poi concludo, affinché poi fosse una decisione fissa, cioè da dire: ok, si gioca a porte chiuse da qui alla fine perché il problema in linea di massima si risolve così, va bene, ma se è una partita a porte chiuse e poi vediamo, a quel punto lì, avevo detto nell'intervista, si fa bene per tutti, prima di tutto per la salute, chiaramente tutelando i lavoratori da parte di chi li deve tutelare, e anche per gli addetti ai lavori, si fa prima a dare uno stop anche breve,
nella speranza che poi così più breve possibile si possa risolvere il problema e poi si riparte da dove siamo. E io credo, Tony, che il presidente della Lega Nazionale dei Dilettanti abbia tenuto conto di tutto, Siviglia, no? Abbia tenuto conto di tutto questo, perché il comunicato che è arrivato poco dopo pranzo, come diceva Giulio, voglio brevemente rileggervelo. Vi ricordo 360 1038 330, mandate i vostri messaggi. La Serie D si ferma, questo è proprio il testo. Questo è l'esito dell'incontro dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti, 2 settimane di stop per limitare le gare a porte chiuse ed avallare, attenzione, la richiesta di quei presidenti che proprio non volevano giocare senza tifosi sugli spalti. Poi vabbè, qui aggiungeva tra poca attesa la comunicazione ufficiale che poi è arrivata. Qui il campionato di Serie D aggiunge dunque, perché io ho usato il condizionale, non per essere pessimista, ma lo dicono loro. Campionato di Serie D dunque dovrebbe ripartire il 22 marzo a porte chiuse, cercando di far giocare soltanto 2 giornate di campionato senza tifosi sugli spalti, cosa che sommariamente significherebbe una sola gara senza tifosi per ogni società. Quindi tutte le squadre del campionato, la Lucchese, il Prato, giocherebbero tutte una partita in casa senza tifosi, tenendo conto dell'alternanza casa-trasferta solitamente presente nel calendario. Poi aggiungevano qui, ma questo è un altro discorso, domani so che verso tarda mattinata c'è una conferenza stampa dove non è difficile prevedere quello che annunceranno, perché qui aggiungevano, siccome entra nell'egida della Lega Nazionale Dilettanti questo torneo, ci doveva essere anche la rappresentativa di Serie D, a forte rischio anche il torneo di Viareggio. No, signori, non prendiamoci in giro, almeno nelle date prestabilite, 15-30 marzo, penso proprio che il torneo di Viareggio non si giocherà, poi la conferma ufficiale l'avremo domani. Giulio, volevi dire qualcosa, poi punto, dobbiamo andare, stasera sì, no, non abbiamo pedine, abbiamo cervelli, però anche cervelli è preciso. Ma volevo dire che a questo punto per la Lucchese sarebbe comunque conveniente che lo stop fosse un po' più prolungato, perché se si giocano 2 partite a porte chiuse, si rigioca lo stesso col Prato, che sarebbe a porte sarebbe chiuse, 22 a Fossano, che si 29. Si dovrebbe ripartire dalla prima giornata rinviata, no? All'Oce. Quindi sarebbe 22 a Fossano, anche se qualcuno ha scritto a Verbania, non, perché il 22 effettivamente si sarebbe dovuto giocare, non lo so se è così. Comunque so che la prossima settimana ci sarà la ricalendarizzazione del campionato, quindi vai, dovrebbe essere 22 Fossano e 29 il Prato. Ci sarebbe quel rischio, però se lì giochi a Verbania allora cambia tutto. E questo sì, però dico comunque, siccome appunto finisce talmente presto il campionato di Serie D e onestamente i playoff non interessano a nessuno, tanto vale dire si prolunga di 2 settimane o di 3 settimane e si cambia la formula, si va play-off fino a fine maggio, che insomma fine maggio vanno rivisti tutti i playoff, però magari vanno rivisti i playoff allargandoli come si era previsto, esatto, riducendoli, che so, a un torneo che dura un paio di settimane, non dico, i tempi volendo ci sono per fare. Io credo che l'importante è che insomma possa, è chiaro che tu dici non lo so, un paio di, che possa un po' alla volta intanto rallentare e poi rientrare l'emergenza, se perché problema, questa è la condizione. Se il problema è quello di arrivare al 3 di aprile, come hanno detto, anche la Serie A sembra, no? Che al 3 Serie A d'aprile, giocherà, per giocare sì, giocherà a porte chiuse, poi dal 3 d'aprile in poi sembra. Vabbè, allora arriviamo al 3 d'aprile anche noi, eh, così nessuno gioca a porte chiuse e le società piccole, vabbè, li fa comodo anche i 2.000-3.000 euro di incasso, voglio dire. Va bene, senti, adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, quando torniamo volevo ancora affrontare un paio di argomenti con Tony e poi dopo cominciamo a leggere i vostri messaggi. Tra l'altro posso dire che da questa sera, in una situazione che non fosse stata di eccezionalità, avremmo dovuto avere anche una nuova impostazione, no, della nostra, non so se ne sei a conoscenza Tony, della nostra trasmissione, che sarebbe ulteriormente ampliata come tempo e come insomma contenuti, però insomma vista la situazione abbiamo pensato che insomma non fosse proprio la serata adatta per cominciare, quindi grazie anche diciamo al coordinamento del nostro direttore Giulio Del Fiorentino, andiamo avanti così per ora. A proposito di questo, prima di andare in pubblicità, oltre alla Serie D, vi ricordo, sono, forse lo sapete già, sono fermi tutti i campionati, stavolta anche di eccellenza, promozione, prima, seconda, terza categoria e quelli giovanili. Insomma, sabato e domenica veramente pausa per tutti, a parte la Serie A, tra poco.
Eccoci tornati allora ancora in diretta per questa 26esima puntata stagionale di Curva Ovest, una serata come abbiamo detto un po' particolare perché domenica non si gioca in Serie D, non si gioca in nessun campionato a parte in Serie A, non si gioca neanche nei tornei dilettantistici né in quelli giovanili. Siamo in compagnia del vicepresidente della Lucchese, del vice allenatore, t'ho passato già vicepresidente, Tony Caruezzo, e dell'opinion leader Giulio Castagnoli. No, credetemi, non è per giustificare, ma per noi redazione queste sono giornate veramente complicate perché ci sono i continui aggiornamenti, ogni tanto arrivano anche delle notizie che per fortuna non sono vere, ma insomma tutto questo ti arrivi la sera veramente sei un po' groggi, no? Come dicono. Vabbè, senti, parlavamo prima della squalifica di Benassi, ci speravate sinceramente in questo ricorso oppure, vabbè, dici l'abbiamo fatto, però non si sa mai delle volte. Beh, è chiaro che ci speravamo, è normale che noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia, per cui tutti i giocatori di un certo livello, però è normale che nel calcio è inutile nascondersi, poi ci sono alcuni ruoli, alcuni giocatori, anche per esperienza, per qualità e per tante cose che sono fondamentali, no? E Michael per noi non a caso è anche il capitano. Ligorio che era entrato con Ligorna, chiaramente dopo 3 mesi la condizione va ritrovata, mentre pregherei Marco Cervelli, mi prepari poi, perché lo so, stasera parlare di noi, però così tanto per farvi vedere quella che è la situazione del campionato con la classifica. Ligorio adesso, come diceva giustamente Giulio, non può che insomma migliorare, è vero non ci sono partite quelle ufficiali, però tanto la condizione anche fisica cresce comunque. Assolutamente sì, ha avuto un infortunio serio, è stato fermo tanto tempo, per cui come ha detto Giulio, uno dei lati positivi del fatto di questo prolungamento è il fatto di recuperare tutti gli infortunati, tra cui Ligorio che è stato quello che ha avuto l'infortunio più serio e che in questo momento appunto con la squalifica di Benassi e di Papini diventa importantissimo. Ora appena è pronta vediamo la classifica che naturalmente è quella di giovedì scorso, eccola qua, il campionato è fermo quindi ormai da 2 settimane, questa è la classifica. Ti chiedo soltanto Tony, è un campionato quando adesso riprenderà a 5, nel senso che da Lucchese a Carronnese, considerando che la Carronnese insieme al Verbania ha una partita in meno, sono 5 le squadre, insomma è una rosa di 5 squadre che si giocheranno la vittoria finale, oppure pensi che sia ancora più ridotta la lotta? Beh, penso proprio di sì, anche se è chiaro che il calcio ci ha abituati anche a sorprese incredibili. Pensi di sì che siano 5? Sì, assolutamente, ecco. Sì. Le altre sembrano un po' troppo staccate, sì, a 9 partite dalla fine obiettivamente, 10 ripeto per Carronnese e Verbania. Giulio, sei dello stesso avviso, ne avevamo già parlato giovedì, ma insomma diciamo che con Carronnese e con Prato abbiamo gli scontri diretti a favore, quindi tanto verranno tutte e due qui a Lucca. Sì, però diciamo ad oggi anche il Seravezza deve venire a Lucca. Sì, però con Seravezza l'abbiamo in parità e l'abbiamo in svantaggio col Casale, quindi diciamo la Carronnese per passare la Lucchese non deve fare solo 6 punti ma ne dovrà fare 7, e lo scontro diretto è a Lucca. Io credo che la Carronnese sinceramente sia fuori, ma non per un discorso di punti, proprio per un discorso anche qualitativo come squadra, perché è una squadra che è vero che segna tanto, ma è vero che subisce anche tanto, quindi insomma non la vedo, non la, poi insomma il blasone della Carronnese con tutto rispetto è quello che è. Io mi preoccupano sinceramente, lo dissi già giovedì scorso, Prato e Casale, perché Prato sono, e Casale, sono le uniche due che si potrebbero permettere la categoria superiore, secondo me. Non voglio togliere niente ovviamente al Seravezza, che ha fatto un campionato e sta facendo un campionato che dire straordinario è poco, però non so fino a che punto a Seravezza abbiano così l'interesse Però quando sei in ballo, Giulio. Sì, lo so, però insomma sono. Se in ballo ti piace ballare. Sì, lo so, però sono. Come dire, penso, non voglio offendere nessuno, chiaramente, però sono realtà che la Serie D è già un grandissimo successo, perché sono poco più che paesi, con tutto rispetto. Non è per contraddirti, però abbiamo visto anche a livelli superiori in realtà. Sì, lo so, però. Una volta chi l'avrebbe mai detto che squadre come il Chievo o lo stesso Carpi avrebbero fatto la Serie A? Ora, Cittadella. Sì, Cittadella, sì, anche, è vero. Cittadella, però voglio dire, Chievo c'ha Paluani, Sassuolo c'aveva Squinzi, cioè potenze nazionali per non dire di più, quindi insomma
Senti, Tony, tu hai parlato. Questa è la mia impressione. Tu hai parlato anche nell'intervista del simpaticissimo Joe Vitek, che è stato qui con noi un paio di settimane fa. Hai fatto, mi sono riletto l'intervista stasera, un accostamento molto, molto simpatico, ma un po' curioso. Hai detto, Joe è come uno che va in prima media senza aver fatto le elementari. Sì. No, bello. È vero. È un paragone giusto perché io. Quel che mi ricordo, lui è un attaccante, tu li curi in particolare, essendo stato un grande attaccante. Sì, particolare, certo, curiamo certo. Tutti insieme, sì, chiaramente, sì. Però è normale che una parola in più la spendo molto molto volentieri. E lui, cioè almeno da quello che mi ricordo io, anche quando giocavo o da allenatore, cioè una fisicità così importante. L'hai vista poche volte? Poche, veramente volte. Già basta vedere le capriole che fa quando. L'ha rifatta anche con Livorno lui. Probabilmente aveva, si ricordava quello che aveva detto qui a fine partita, l'ha rifatta anche con Livorno. E quindi cosa gli manca? Gli manca non aver fatto il settore giovanile. Deve imparare a essere calciatore. Deve imparare a essere calciatore. Nelle movenze, nella scelta della nel giocata, capire ma poi anche nella testa, perché poi dopo lui è il primo anno che fa questa, è un ragazzo incredibile, stupendo, fantastico, però all'inizio magari pensava di poter magari venire 10 minuti dopo piuttosto che sì, l'aveva presa un po' così, con filosofia. Ma non perché è cattivo, perché non aveva capito che invece magari più vai avanti... Non si era ancora reso conto in che realtà fosse. Esatto. No, contro Livorno, e poi tra poco cominciamo a leggere anche i vostri messaggi, c'è stata quell'azione nel secondo tempo dove, tra l'altro è stato molto bravo il portiere Livorno, ha distinto a respingere col piede, dove sinceramente se lì fa gol, e lì ha dimostrato di avere... anche le qualità calcistiche, se riuscirà poi, se riuscirete a tirargliele fuori, che quando parte è dura tenerlo. Sì, è dura per i difensori. Tecnicamente lui è bravo. È a volte sbaglia la scelta dello stop, ma non il gesto tecnico in sé. Poi quando lui decide di fare lo stop o il tiro o il colpo di testa, lo fa anche fatto bene. A volte sbaglia il tempo, sbaglia la misura. Ecco. O la destinazione anche dove dovrebbe andare. Senti, voglio chiederti a proposito di attaccanti, Falomi e adesso Iadaresta. No, vorrei che tu ci dicessi qualcosa anche di Falomi, che pure era arrivata a Lucca con ottime credenziali, poi si sa. Non per tutti i giocatori, non è che le piazze sono tutte uguali, i campionati sono tutti uguali, no? Ma io è normale che giudico il calciatore non solo poi dal discorso numerico, nel senso che io ho avuto sì la fortuna di aver avuto stagioni dove ho fatto molti gol, però ho avuto anche stagioni dove non la strusciavo mai. Quindi sai di cosa si parla. Ecco, quindi io la valutazione che do a un giocatore, prima di tutto è l'uomo, e sia Falomi che Iadaresta, su questo non ci sono dubbi, sono professionisti e sono persone veramente a modo. E poi dopo per come si allenano, sia Falomi che anche Iadaresta. Cioè, Falomi non è andato via, è stato solo per un discorso numerico, perché fin quando è stato con noi ha dato sempre l'anima, si è impegnato al massimo, è stato sempre presente, a parte qualche piccolo infortunio, però poi dopo purtroppo l'ho vissuto anche sulla mia pelle, il calcio i numeri contano. E quindi quando non si fa gol è normale. Per l'attaccante lo soffre anche questo aspetto qui. Assolutamente. Cosa cambia invece come caratteristiche? Sono due prime punte e due centravanti. Cosa cambia se tu dovessi dare, adesso fai un po' il giornalista, da Falomi a Iadaresta? Tutte e due fisicamente, Iadaresta ancora più possente forse. Ma io direi che fuori dall'area le caratteristiche sono abbastanza simili, nel senso che sono predisposti a venire incontro, a tenere la palla e a far salire la squadra o a cercare l'appoggio, e più o meno sono uguali. In area è chiaramente la fisicità di Pasquale Iadaresta. Vedi il gol con Livorno proprio. È più imponente, già solo vederlo lì per gli avversari già... incute timore. E poi lui ha... collegandomi al discorso di Joe, quando c'è il cross ha la tempistica incredibile, cioè lui sa quando e dove colpirla. Ora voglio interrogare un attimo il nostro opinion leader stasera, no? A proposito di Tony Caruezzo, sei preparato sulla materia Tony Caruezzo? Sì. Ma allora, se non mi fai domande troppo. No. Troppo sai difficili. Che a proposito del Prato di cui si parlava prima, che poi insomma, prima o poi questa partita speriamo si dovrà giocare,
Sai che questo signore qui, sai, sì, col che Prato. so. No, te lo domando. Ho detto, ora ti interrogo e poi mi dimostri. Ho capito, ma sono troppo vago, sei troppo. Ah, se vai in prima media non mi hai fatto l'elementare. Lo so, io... no, vabbè. Io di Toni se da, penso... Da, ricordami una cosa del Toni calciatore. Allora, se penso... Momento. Se penso due, una dai, cosa tre, di Toni... Tre fotografie di Toni. Tre fotografie. Il gol col Padova a Lucca con un tiro al volo da 40 metri dalla porta. Il gol a Treviso... di esterno destro nei playoff o contro il Treviso, mi ricordo forse a Lucca, e poi ovviamente, e questo ci scenderanno delle copiose lacrime, no, rigore è cancellato, cioè non esiste, perché c'è stato rigore contro la Triestina, no, la famosa, non me lo ricordo, no, il gol e l'azione del gol, il gol chiaramente rimane l'immagine di rigore, sì, assolutamente, queste, cioè foto di Toni Caruezza sono queste tre, e chiaramente il gol con la Triestina, a parte il gran gol che fece lui, ma fu un'azione, fu un'azione spettacolare che se la fa l'Atalanta oggi in Serie A, ne parlano 6 mesi a Sky e non finiscono più, perché ci fu un'azione veramente con un cross di Bignol, un controbalzo, un corsa, che ne penso nessun giocatore in Serie A sia in grado oggi di farlo. E io dicevo Prato, poi dobbiamo andare in pubblicità, perché Toni, tu hai... Da calciatore avevi una bella tradizione col Prato, gli hai fatto diversi gol se non sbaglio, no? Sì, devo essere sincero, ne ho fatti tanti di gol e l'ho scoperto oggi con un articolo che sono l'attaccante che ha fatto più gol al Prato. Devo essere sincero... Quanti gliene hai fatti? Che questo non me lo ricordo. 6 in casa. Mamma mia. Poi ho fatto anche una doppietta, mi sembra, a Prato, quindi sono più o meno un poco meno di 10, penso. E tu fai una cosa, adesso quando viene il Prato, per scherzo, ti metti la maglia, ti fai vedere quelli, dicono ma come. No, ma per me è stata una sorpresa, perché io avevo memorizzato il fatto di essere sicuramente uno di quei giocatori che ha fatto più gol al Pisa, e questo me lo ricordavo. Ecco, però del Prato meres, perché non sapevo. E invece se gli altri attaccanti avessero. Hai riscoperto anche questa cosa. Va bene, dai, ci fermiamo, pausa pubblicità e poi davvero cominciamo a leggere i vostri messaggi, ancora ne potete inviare al 360 10 38 330, tra poco. :22, Curva Ovest con Toni Caruezza e il nostro Giulio Castagnoli. Allora Toni, cominciamo a leggere un po' i messaggi, vediamo, soprattutto leggiamo quello che ci scrivono i nostri amici da casa. Io anche se al Porta Elisa si giocherà a porte chiuse me la vedrò dalle mura. Quindi non lo so adesso se c'è... No, ma ragazzi, non facciamo scherzi. Ora, il Toni l'ha detto prima, ora noi, insomma, anche in una serata come questa vogliamo, se possiamo, strapparvi anche un sorriso, perché se ci piangiamo addosso è peggio che mai. No, ora, non andate tutti poi a affollarvi, perché è quello che poi diceva Toni nell'intervista a Diego Checchi, no? Che allora è inutile giocare a porte chiuse se poi andate ad affollare. Esatto. Tra l'altro, se si fosse giocato col Prato, c'era prevista la telecronaca di un emittente a livello nazionale, però noi, come piccolo emittente, Noi TV, il nostro direttore, si sarebbe già mosso, eventualmente se si dovesse continuare a giocare a porte chiuse, io credo che, insomma, chi di competenza avrebbe il dovere, e noi il dovere da una parte, anche il diritto, di poter far vedere a casa la gente la partita. Questo sarebbe una bella cosa. Lo dico già stasera, e so che adesso il direttore Giulio che mi sta seguendo sicuramente sarà contento, lo dico già stasera, perché se dovesse succedere, e sicuramente penso almeno una partita a porte chiuse probabilmente si dovrà giocare, facciamo in modo che, insomma, la gente non debba arrampicarsi sugli alberi, non lo so se ci sono o sulle mura affollarsi tutti, no Toni? Se no è inutile giocare a porte chiuse. Sarebbe bello e importante questa cosa. Che dici? Molto, molto, perché poi ognuno può rimanere a casa sua e... Evitare quello che in questo momento sembra il pericolo maggiore. Pericolo maggiore è quello, cioè, di affollarsi, di stare magari in un posto di 4 metri quadri in 5 o 6 persone, di stare accanto, parlano di distanze, di stare almeno a un metro, no? Queste cose qui. Beh, comunque, perché tutto poi quello. Ci sono tutti nella loro stanza a vedere la partita e noi si ha la fortuna di fare un gol e tutti urlano, noi lo sentiamo lo stesso. Ecco, giusto, giusto, va bene, dai. Per Caruezza, ecco, questa, per tenere la squadra in forma. Però adesso questo penso che sia un problema, eh. È prevista un'altra amichevole. Buona serata a tutti e forza lucchese da Luca di Lucca. Questo prima te l'avevo chiesto, abbiamo detto, avete giocato questa
allenamento congiunto con la Carrarese. Adesso non so, è chiaro che non si possono fare previsioni forse stasera anche su questo fronte, però. No, perché nelle ultime ordinanze, cioè, a parte che ora hanno chiaramente bloccato, anche sospeso le categorie inferiori, e quindi in questo momento nelle ultime ordinanze sarebbe complicato, cioè sarebbe anzi secondo me vietato poter fare anche amichevoli, entrare in contatto più di un certo numero di persone. Poi bisognerebbe capire nelle ordinanze quali sono le condizioni di sicurezza e di igiene, sarebbe troppo complicato, per cui penso proprio di no. Però possiamo dire una cosa, no, a questo punto, Giulio, che vabbè, Lucchese non potrà fare amichevoli, qui, però vale per tutti, quindi l'importante è cercare nei limiti di quelle che sono le possibilità che ci sono ora con tutte queste restrizioni, di tenere, no Giulio, una condizione fisica e anche, è chiaro, il ritmo partita fra due settimane mancherà a tutti, se dovesse mancare. No? Questo è chiaro, fortunatamente, mal comune mezzo gaudio, nel senso che è per tutti la stessa cosa, e quindi credo che poi il problema sarà equamente diviso fra tutte le squadre. È ovvio che la Lucchese in questo momento qui non aveva la necessità di stoppare, non aveva la necessità di, appunto, di rallentare, perché comunque è la capolista, perché comunque c'era questo scontro diretto nelle immediatezze, insomma, col Prato, e quindi magari, ecco, arrivare magari a questo scontro diretto dopo la vittoria con Ligorna di due settimane fa, magari bissandola con un successo a Fossano, magari, ecco, arrivavi con una carica diversa, arrivavi con una, con un'adrenalina diversa, cosa che ora starà allo staff tecnico tenere, diciamo, su di giri comunque. Beh, certo, anche la concentrazione. La concentrazione, ma poi anche la carica che ti danno i risultati delle settimane precedenti, no? Qui si rischia di giocare dopo un mese, fra un po', e chiaramente si è dimenticato che hai vinto in casa con Ligorna e queste, però, cose, Giulio, qui. Però comunque vale per tutti. Sì, quindi. Sì, vale per tutti, però ecco, dicevo, per la Lucchese che è la capolista e che comunque deve, come si diceva sempre, se la Lucchese le vince tutte non c'è trippa per gatti. Questo, no? Vale ancora. Vale, vale ancora, però magari, ecco, questa cosa qui danneggia più chi in quel momento lì deve battere il ferro, no? Quando è caldo, come si dice in gergo. Quindi in questo caso la Lucchese è danneggiata dal fatto che il campionato è sospeso. Beh, sul fatto della partita, comunque almeno che una partita che dovrete giocare a porte chiuse, e sul fatto di trasmettere in televisione, io comincio a leggere ora, finora ho letto gli sms, i whatsapp. Beppe del club di Camigliano scrive: buonasera, volevo sapere, visto che giocheremo a porte chiuse, almeno come sembra, Beppe, non dal 15 marzo, dal 22 marzo si rigioca, non dal 15. E comunque il 22 marzo, se sarà confermato, la Lucchese potrebbe giocare a Fossano, o se proprio vorranno riprendere dal calendario originale, ma non credo sarà così, a Verbania. Però non dal 15 marzo non si gioca. Se Noi TV facesse vedere in diretta le partite della Lucchese, beh, noi siamo pronti e speriamo, siccome era già successo un'altra volta, mi sembra col Givi Borgo, se non ricordo male, noi siamo pronti, se ci daranno la possibilità di trasmettere la partita, credo che sarà in questo caso un grande servizio che potremo fare a tutta la tifoseria, no, Tony, della Lucchese. Poi considerando, insomma, Noi TV non si vede solo a Lucca, in Garfagnana o in Versilia, ma si vede, insomma, sarebbe un'opportunità, credo, che vale per noi come emittente locale, potrebbe valere anche per altri emittenti locali che seguono altre squadre. Quindi spero proprio che tutto questo venga preso poi in considerazione. Buonasera, purtroppo niente derby col Prato, l'unico rimane Pisa-Livorno sabato pomeriggio. A porte chiuse. Sì, lo so. Avrebbero potuto essere due vittorie, una per distanziare definitivamente il Prato, indovina chi è? Massimo da Pisa. E volare via, l'altra sarà per... però Massimo, sei cattivo. L'altra sarà per affossare definitivamente i cugini labronici, cosicché da farveli trovare il prossimo anno in campionato. Un abbraccio, Massimo. Massimo.Pisa. Massimo, ti salutiamo. Un abbraccio anche a te. Poi alla redazione di Noi TV, buonasera, vorrei sapere perché, questa è una domanda che esula dal calcio, io dico subito che al momento non sono in grado di rispondere, vi dico solo che domani sera alle 21 in diretta, qui dove siamo adesso noi, avremo una puntata speciale di Dido per la seconda settimana consecutiva dedicata al tema del coronavirus, e avremo qui il presidente della provincia, nonché sindaco di Capannori, Luca Menesini, e il dottor Alberto Tomasi, ex responsabile del settore, insomma, di adesso non mi viene il nome, insomma, dell'ospedale di Lucca.
Questa domanda ci dice: vorrei sapere perché i corsi in piscina a Capannoli sono sempre aperti. Così mi hanno detto al telefono, visto che lo sport, specialmente nei luoghi al chiuso, sono vietati, aspettando vostre notizie, distinti saluti, Riccardo Da Lucca. Non sono in grado di risponderti oggi. Guarda, Riccardo, ci saranno arrivate, non esagero, un centinaio di mail di eventi, ora non tutti in provincia di Lucca, ma insomma tanti in provincia di Lucca, rinviati a breve e medio termine. Quindi io questa cosa della piscina, dei corsi della piscina a Capannori, non lo so, ma posso dire insomma che penso che sarà sospesa anche questa cosa qui, credo, non lo so, poi magari domani sera c'è Menesini. Salve, vorrei sapere quando faranno lo stadio nuovo a Lucca, grazie Daniele. Giulio, discorso stadio ora chiaramente, non lo so, adesso è un momento un po' particolare, sappiamo che insomma le cose stanno andando comunque avanti. Le cose stanno andando avanti e stanno andando avanti alla grande. Quindi... Stadio nuovo, sarà ristrutturazione del Porta Elisa, chiariamo. Sì, ma comunque diventa uno stadio sì, nuovo. Sì, stadio nuovo, chiaro. Forza Lucchese, grande Carruezzo e forza Nottolini Volley. Quindi questo è un tuo tifoso, ma anche un tifoso della Nottolini. C'è Ionni, il nostro amico Ionni, che dice: buonasera a tutti, giocare a porte chiuse è una follia. In particolare per il popolo rossonero e per la Lucchese come società, che sugli incassi può comunque fare affidamento. Pensiamo alla partita in casa con il Prato. Ho massima fiducia nel professor Guidi, perché ora c'è bisogno di mantenere l'ottima preparazione, sì, l'ottima condizione raggiunta grazie alla preparazione del professor Guidi. La società deve impegnarsi affinché non cali nel gruppo la concentrazione e la consapevolezza nei propri mezzi, forze e onore. Ionni, grande Tony, sempre e grazie per tutto. Beh sì Tony, c'è anche la considerazione che è chiaro che parliamo di, perché poi quando le grandi società si lamentano, no, per la mancanza degli incassi, fatte le debite e proporzioni, il discorso vale anche per la Serie D, perché è chiaro che una partita come quella con il Prato, giocarla a porte chiuse, ora al di là, che l'abbiamo detto e lo diremo sempre, la salute è in primo piano, il resto, tutto il resto viene, ma molto molto dopo. Però giocare a porte chiuse, giocarla, io credo, a porte aperte con il Prato... Insomma, 2000. Almeno 2000 penso di sì. Assolutamente, il fatto che si sta facendo un'ottima stagione, chiaramente perché siamo primi in classifica, ripaga di soddisfazioni, ma è chiaro che poi ci sono anche sacrifici economici e quindi è giusto anche che determinate partite, determinati incassi diano anche soddisfazione economica alla società che ha fatto tanti sacrifici. Sul professor Guidi, insomma, Ioni ci chiede anche, non abbiamo dubbi, no? Possiamo dire che insomma, questa categoria è numero uno. È un numero uno, sì. È un numero uno, lo sappiamo. E poi anche sul fatto, lo diciamo prima, insomma, adesso il lavoro è anche quello, al di là della parte fisica che ci pensa il professor Guidi, beh, da parte vostra come tecnici, gli stessi dirigenti della Lucchese, tenere il gruppo sveglio, no? Cioè, psicologico. Certo, quello è importante. Questo è un messaggio vecchio che neppure leggo. Buonasera, in un gruppo di Facebook abbiamo scelto i migliori 11 giocatori della Lucchese ruolo per ruolo. Ah, questo forse della storia della Lucchese parla, no Giulio? Penso qui puoi sì, essere di supporto. Sì. Ne hai conoscenza di questo? No, onestamente no. È Fabrizio questo che ci scrive. E volevo dire al grande Tony che lui è nella formazione in un 4-4-2, quindi immagino sia uno dei due, Fabrizio. In coppia, indovina con chi ti hanno messo in coppia, cioè la coppia di attaccanti della Lucchese. Ma Fabrizio, ce la mandi questa? Prima che finisca la trasmissione, ce la mandi schierata? Cioè ci dici 4-4-2 dal portiere ai quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti? Io ce l'ho un'idea. Prima sentiamo. Io sono il secondo bomber della Lucchese. Quindi chi gioca con te? Roberto Paci. Roberto Paci, sì. Beh, sarebbe stata una coppia mica male. Non vi siete mai incrociati? No, lui aveva già smesso. No, abbiamo giocato contro. Insieme, logicamente. Insieme sono due punte centrali. E quindi, tatticamente, ma avreste potuto giocare insieme. Ma tu eri uno forse, talmente forse bravo Giulio, che... Forse Giulio, no. Su questo ha ragione. Potevi fare... Probabilmente ci saremmo prestati più. Sì, nel senso che avremmo preferito le stesse zone del campo, diciamo così. Ma poi avremmo magari... Tu non è che svariavi ogni tanto anche un po'. Io sai...
A quell'epoca sì, purtroppo sì. Non seguivo, mi dispiace tanto non averti potuto raccontare e fare le telecronache di te, forse ti avrei trovato anche un nickname come facevo sempre, ma tu un pochino svariavi anche, ricordo male io, sì, non è sì. Che stavi là fermo. No, no, assolutamente. Cioè, avevi proprio le caratteristiche di Pasquale Iadaresta, tanto no, 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 ecco. Svariamo, però probabilmente con un lavoro, io sono stato sincero nel dire che... si poteva cercare di trovare una coabitazione. Ma poi sai, le punte centrali hanno un po' la caratteristica di attaccare la porta centralmente, no? Chiaramente, quindi quando uno nasce con certe caratteristiche e la sua carriera è sempre stata, diciamo, improntata allo sfruttamento di quelle caratteristiche lì, poi alla fine diventa difficile due punte centrali farle coesistere, no? Io mi era venuto in mente il nome di Roberto Simonetta perché secondo me la coppia d'attacco era fortissima Simonetta Paci e sarebbe stata fortissima Simonetta Caruezzo. Tra altre cose, Paci forse era un po' più fisicamente, un po' più potente e possente di lui e faceva gol, diciamo, alla Bitep con la fisicità, no? Toni invece è sempre stato un giocatore molto tecnico, quindi avrebbe parlato lo stesso linguaggio di Roberto Simonetta, che era un attaccante stratosferico, e quindi sarebbe stato da divertirsi. Anche Caruezzo Simonetta non l'aveva. Fabrizio, no. mandaci questo 4-4-2, siamo curiosi. Questo invece dice: il provvedimento di sospensione mi sembra eccessivo. Basta osservare la presenza del pubblico sulla gradinata e curva del Porta Elisa. Gli spettatori sono già diradati a causa dello scarso affollamento ormai usuale dall'inizio del campionato, quindi non esiste alcun problema, ma questo mi dispiace Massimo De Lucca, ma lo stai dicendo tu, quando è stato deciso di sospendere il campionato o di giocare a porte chiuse, ad esempio in Serie A, lo si è fatto sulla scia, diciamo, di esperti, di medici, di virologi, non è che lo ha deciso il mondo del calcio è andato sulla scia di quanto gli hanno detto le persone che hanno competenze e che hanno detto che gli affollamenti, gli assemblamenti possono essere 60.000 persone o anche 500 o 1.000, facevamo prima l'esempio delle 10 persone che si ritrovano, no? Tutte aggruppate in 4 metri quadri. Comunque lui dice che insomma tanto più che la manifestazione si svolge all'aperto e non in un luogo chiuso dove la diffusione del virus può risultare maggiore, quindi non condivido questa decisione che a mio parere, pur rispettandola, porta un danno soprattutto nei confronti dei giocatori che non sanno impostare la loro preparazione, come impostare la loro preparazione, ma non credo quello. I giocatori hanno, abbiamo fatto il caso della Lucchese per non andare a cercare altri, hanno il professor Guidi per la parte fisica, insomma mister Monaco, Toni Caruezzo, gli altri per la parte tecnica e tattica, cioè, i dirigenti, perché poi la squadra domani intanto ci confermi si allenerà, sì. Nel pomeriggio, poi avete concesso qualche giorno ovviamente, sì. Penso poi si riprenderà poi martedì. Non è che adesso la squadra stacca per cui vanno via. Anche perché voglio sottolineare, salutiamo una comunque, ringraziamo Massimo De Lucca. Noi il 15 c'è la sosta del campionato, chiaramente. Certo. Però noi siamo obbligati mentalmente a ritornare martedì, pensando che, perché ci sono stati tanti cambiamenti in questi ultimi giorni, quindi perché non considerare il fatto che la Lega possa prendere in considerazione di sfruttare questa giornata che magari è stata per già recupero, magari per il recupero col Fossano, recupero. Quindi noi siamo già a posto, noi si torna martedì mentalmente e poi staremo a vedere. Ma infatti quello che dice Toni, poi vado in pubblicità, siamo andati un po' lunghi, fino a questa mattina, la prima ricalendarizzazione, lo dirò, del campionato prevedeva domenica, tanto per essere chiari, Lucchese-Prato, e il 15, col fatto che comunque era prevista questa sosta, si sarebbero recuperate le partite della settimana precedente, cioè quella col Fossano per quanto riguarda Lucchese. Addirittura mercoledì 11 era già stato fissato il recupero della famosa ormai partita Caronnese-Verbani e così avanti, però le cose sono cambiate. È stato deciso così, al di là di quello che pensava il nostro telespettatore prima, e niente, quindi però ha ragione Toni, vediamo, magari se nei prossimi giorni le cose dovessero andare meglio, chissà, io personalmente sono dell'idea che ormai comunque una settimana in più forse è bene anche prendercela, e quindi, vabbè dai, andiamo in pubblicità, se no poi non c'è Bedini ma Cervelli lo stesso ci suma, e poi andiamo subito con i vostri messaggi, siete tantissimi anche stasera, a tra poco. Nettuno 50 ancora in diretta per questa puntata di Curva Ovest in compagnia di Toni Caruezzo e del nostro opinion leader Giulio Castagnoli. Allora, ci scrive il Dica de Turelli Group.
Dice: buonasera a tutti, un grande abbraccio al nostro magico Tony Carruezzo. Decisamente, dice Dica, il Dica, il giocatore più forte mai visto a Lucca. Vorrei sapere dal bomber come la squadra si sta rapportando, questa è una bella domanda, con la problematica del coronavirus. Cioè, questi ragazzi ne parlano, sono tutti ragazzi, anche molti giovani, li vedi preoccupati, li vedi infastiditi, forse vorrebbero giocare. Che clima c'è adesso alla Lucchese? Che poi penso sia il clima che ci sarà in tante altre squadre anche. Beh, chiaramente c'è la preoccupazione che uno si porta al lavoro da casa, no? Certo. Tutti, poi si arriva sul posto di lavoro, in questo caso allo stadio, e poi ci si confronta, nel senso che anche perché poi tanti vengono da zone diverse, per cui ognuno parla delle proprie situazioni cittadine. E poi sono sincero, una volta lì è chiaro che come tutti gli spogliatoi, poi dopo si cerca di sdrammatizzare, perché lavorare con la preoccupazione tutti sappiamo che non va bene, quindi si cerca di sdrammatizzare, e tanti, poi ci sono tanti anche ragazzi che amano scherzare, che sono simpaticissimi, per cui diciamo che la giornata lavorativa dell'allenamento serve anche a distrarre, serve anche a distrarre, perché poi dopo uno torna a casa, la famiglia che non ce l'ha e ritorna chiaramente. Accende la televisione, guarda i telegiornali e lì ricomincia. E poi oggi non occorre neanche, uno dicesse no, non guarda il telegiornale, poi magari c'hai lo smartphone, ti metti a guardare quello, esatto. Vabbè. E poi ci chiede sempre il Dica, ne abbiamo già parlato, però lui fa questa domanda: dove può arrivare il nostro grande Duvan Zapata, cioè Vitep, in cui ci ho sempre creduto? Ma secondo me può arrivare tranquillamente in Serie B. Beh, insomma. E non è poco. Insomma. Ma non so se ci sta seguendo Gio stasera, ma Gio, attento e dai retta al mister. Ma ti segue, sì, ti dà retta. Sì, lui ti mi dà retta. Allora, lui, diciamo che lui ci dice a tutti quanti, ci dice sempre sì, va bene, ok, nel senso che però la percentuale delle volte che poi dopo fa quello che dice è abbastanza non è del 100%, ma non è del 100%. Cioè, bisogna fare il 100% di quello che dicono, ne abbiamo parlato quando eri qui, non fare scherzi. Poi dice, per concludere il Dica, inoltre in caso di vittoria del campionato ci sarà rinnovo automatico dello staff tecnico? Beh, questo andrebbe chiesto ai dirigenti, non lo so, non è che possiamo rispondere noi, né tantomeno... Però squadra che vince non si cambia. Vabbè, quella è però. Grazie e saluti dal Dica De Turelli Group. Poi, buonasera, sono Pietro da Lucca. Grazie Tony per quello che fai, ecco, vedi, magari fino a qualche mese fa ti avrebbero detto per quello che hai fatto per la Lucchese. Ora è bello perché Pietro dice per quello che hai fatto per la Pantera e per quello che fai oggi per la Pantera, eh? Quindi beh, per te l'abbiamo già detto l'altra volta, ora stasera è una serata un po' particolare, ma è inutile dire, per te è una seconda pelle la Lucchese, che poi è a Lucca che tu veramente hai anche in carriera forse dato il meglio di te, ti sei tolto le maggiori sedute. Sì. Quindi sì. Per ovvi motivi, no? Come uno che va a fare una vacanza e l'opinion leader ne sa qualcosa in un albergo dove si trova bene, ci torna volentieri, no? Ora non so se il paragone sono regge. Quelle alchimie strane che a me è successo qui. È vero. Perdo solo un secondo per ringraziare questo tifoso, perché nella presentazione della squadra io dissi chiaramente che è normale che iniziavo l'avventura di vice allenatore, essendo stato un ex calciatore anche, diciamo, per tanti anni, però speravo poi di poter farmi apprezzare per il nuovo ruolo, non solo per quello che ho fatto, ma perché è vero, me lo ricordo e questa attestazione mi fa molto piacere. E poi vabbè, concludo dicendo, insomma, non bisogna guardarsi tanto indietro, ora quando si riprenderà a giocare, andare avanti, essere sicuri della nostra forza. E al di là di chi passa, forse lui si riferisce al Prato come alla Caronnese, come allo stesso, aiutami Giulio, chi deve venire qui? E Seravezza, no? Tutte squadre che devono venire qui, dice, dipendentemente da chi viene, noi siamo la Lucchese. Beh, la consapevolezza però, diciamo, già dall'altra volta quando sei venuto qui ad oggi, l'autostima, chiamalo come ti pare, penso sia cresciuta notevolmente anche nei ragazzi, no? Con conto, dopo quella partenza forse... Ovviamente, diciamo, quando sono venuto qui... che il nostro opinion leader era in vacanza. Ah, non c'era lui, vedi? Abbiamo fatto un collegamento. Vedi che ho ragione. Ti ricordi? Un collegamento. No, facciamo vedere. Ora facciamo vedere l'isola. Dov'era? L'isola? Come di si San chiama? Giulio, giustamente. L'isola, che poi non... Tra altre cose, allora, a voi fate i simpaticoni, fate gli scherzosi, ma volevo essere serio, perché
Toni è venuto in un momento, diciamo, non bello per la Lucchese, no? Perché era la partenza, l'inizio, con tutte le problematiche del caso. Però mi ricordo bene un'intervista che rilasciò Toni a Gazzetta Lucchese, dove disse in tempi non sospetti: la vera Lucchese la vedremo a novembre. È stato un buon profeta, sì. Perché la Lucchese a novembre e poi ha cominciato quella che è stata la scalata al vertice, quindi complimenti Toni, perché sei stato un buon veggente. No, ti ringrazio, oltre che... ma per me è stato più semplice, perché vedendo la squadra tutti i giorni, allora vedi alcune situazioni importanti che però non si riescono ad esprimere, ed è palese che la fisicità rispetto ad altre squadre non c'era, e quindi grazie anche al lavoro del professor Guidi, ero sicuro di questo. Ho avuto sì, perché si è cominciato un po' in ritardo. Grazie, rispetto, ad altre squadre. C'è Linda che ci scrive, Linda la conosci, grande tifosa, certo. Dice: Linda, attenzione, perché il messaggio di Linda adesso è un po' particolare questa sera. Buonasera, sono Linda, è stata presa la decisione migliore, quindi dice, sulla sospensione del campionato. Ora bisognerebbe, si allinea sempre con le tue idee, Linda, non so come mai. Io e Linda siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ora bisognerebbe, dice Linda, rimandare pure le partite del 22 e del 29, ricominciare dal 5 aprile dalla 26esima giornata, Fossano per noi, e allungare il campionato fino a fine maggio, posticipando i playoff, che tra l'altro sono inutili. Posso garantire che con Linda non ci siamo sentiti. No, vabbè, perché giocare partite a porte chiuse, dice Linda, è davvero ridicolo. Oppure io avrei un'altra proposta. Attenzione, questa è decretare. Da una parte è bella Linda, dall'altra non tanto, però tu la metti così: decretare finito il campionato e considerare la classifica attuale come quella definitiva. Ci facciamo la firma. La classifica attuale l'abbiamo vista prima, vorrebbe dire che vabbè. Ciao. C'è stato un precedente, no? Riguardo a questo. In Serie D? No, in Serie A, i tempi di guerra. Forse i tempi di guerra, quando vincono il campionato lo Spezia, forse. Sì. No, sai, la Roma, forse. Tra l'altro, forse. Tra l'altro, ora non lo ricordo. Tra l'altro, in questi giorni, in redazione, c'è un ragazzo che viene da noi a fare uno stage, tra l'altro un calciatore, adesso attualmente infortunato, che a un certo punto è andato a verificare quello. Io non succederà, perché comunque la Serie A, abbiamo detto, giocano a porte chiuse. Quello che sarebbe potuto succedere se avessero detto: il campionato è finito qui. Ma finito qui vorrebbe dire, se non ricordo male, la 24esima giornata in Serie A, prima che insomma ci fossero i posticipi, i rinvii e così. Campionato, pensate un po', stasera mi dispiace, non c'è il Bedin, l'avrebbe vinto la Juve con un punto sulla Lazio e tre sull'Inter, se il campionato fosse stato sospeso. Beh, la classifica dice qualcosa di diverso. Ma non ora, la classifica della 24esima giornata. Non devi considerare ora, Giulio, ora l'Inter ha due partite in me. Così, tanto per... Vabbè, Linda, io non... Da una parte è vero, hai ragione, sarebbe bello, però dall'altra non lo so. Tu, Toni, che dici? Campionato? Anche ma perché, è chiaro, insomma, che sarebbe, però io sono sempre per le soddisfazioni, quelle prese poi sul campo. Allora, complimenti a Toni per la sua brillante carriera, dignitosa e seria. E poi ci domanda, è di Gigino che ne pensi? Però non so di che Gigino state parlando. Gigino Grassi. Ciao Giulio e Guido, ci saluta. Però non lo so io se si riferisce... Penso Gigino, sarà Gigino Grassi, penso. Gigi Grassi. Che gioca ancora nel Seravezza. Nel Seravezza. Non lo so se lo dicono perché poi Seravezza verrà... Non lo so, vabbè, comunque non avendo specificato mi sembra anche... Forse, non lo so, conosci comunque Grassi, qualora parlassero di lui, no? Ho giocato insieme a Grassi. Ah, ecco perché te lo chiedo. Non a Lucca. Dove? A San Marino. E allora parlano di lui, dai, parlano di lui. Probabilmente sì. Che dici di Gigi Grassi? Gigi è possibile che ci stia anche seguendo, io saluto perché l'ho visto veramente cominciare, lo sai, nel Castelnuovo, quindi. Sì, lo so. Dimmi di Gigi. Gigi è un grandissimo amico, prima di tutto, e poi... Ripeto, ci conoscevamo già di vista, poi a San Marino abbiamo giocato insieme e aveva lui, poi siamo diventati amici, però all'inizio aveva una sorta di, chiaramente, di rispetto per il forse calciatore. Forse anche di timore reverenziale? No, quello no, perché poi dopo lui è alla mano come me, io poi sono alla mano, quindi non si è cessato. Tu eri a fine carriera, se non sbaglio. Io ero fatto l'ultimo anno con quindi, lui. No, Toni Caruezzo, lui era ancora, mi sembra, abbastanza giovane. All'epoca. Era giovane, sì. E quindi no, ci sta che ci fosse anche questo un po'... Sì, forse anche troppo rispetto, no? Nel senso calcistico. Quello giusto. Quindi
Questa cosa è nata con Gigi fuori da Lucca, magari a Lucca sarebbe stato tra virgolette più normale, è vero. Invece è nata fuori, per cui ha anche tra virgolette più valore. Ma qualche assist l'ha dato almeno, sì. Sì, poi ho fatto l'ultimo anno, poi dopo ho smesso perché avevo problemi fisici, però comunque ho fatto 15 presenze, 8 gol, quindi la media era buona, e anche grazie a Gigi che... Ma lui secondo te è più una seconda punta o un trequartista? Gigi, ora c'è il giudizio del tuo grande amico e maestro Tony Carruezzo. Per me ora, dici? Ora ma no, come per caratteristiche ora, di per giocatore. Me ora è un grande mediano. Ma no, vabbè, ma no, ma insomma lui non è un mediano. Come caratteristiche Gigi Grassi, giocatore. Come caratteristiche trequartista. Trequartista, che non ce ne sono più tanti, però. Non eh? Ce ne sono più tanti. Ce ne sono più tanti, quei, è vero. Tra virgolette, ruoli scomodi. Allora, i playoff comunque sono solo due partite, ci dicono. Semifinale e finale in gara secca per ogni girone. Le 9 vincenti formeranno una graduatoria per eventuali ripescaggi. Quindi i playoff qui sono abbastanza, non sono come in C, sono abbastanza rapidi. Basterebbe eliminare la pur scudetto, che quella sì è inutile. Per Verbani o Fossano, che sia a porte chiuse, è possibile una diretta sulla vostra emittente? Stiamo dando lavoro, perché di queste cose se ne deve occupare lui, al nostro direttore. Non so cosa dirvi, perché laddove insomma ci sono squadre che hanno la copertura, non so se poi possiamo andare noi, sono cose da verificare. Io mi offro sicuramente come, è più facile in casa. Mi offro come telecronista della diretta io. Sì? Ah. Sì, eh. Vabbè. Buonasera a tutti, sono Mirko, giusto il blocco dei campionati. Poi Lotta, Lucchese, Prato, cosa ne pensate? Cioè Mirko dice, in realtà prima noi Tony sottolineavamo 5 squadre, lui dice tra Lucchese e Prato. No, ripeto, secondo me non è così, considerando, cioè non è così guardando la classifica, considerando che il Prato sulla carta, e lo ha dimostrato anche sul campo, è indubbiamente una delle squadre più forti in assoluto, visto i nomi che hanno e visto il campionato che stanno facendo. Quindi è normale che noi, i ragazzi, la squadra la pensano tutti come me, affronteremo quella partita con il giusto piglio, con la giusta concentrazione, però sempre con il massimo rispetto, perché sappiamo che incontriamo. Ci mancherebbe altro, mentre squadra. Marco Cervelli ci ha fatto rivedere anche la classifica, leggo questo e poi andiamo alla pausa delle 22, grande Tony. E però aggiunge, piango sempre per quel palo maledetto, sarei sempre un grande bomber, forza Lucca. Vabbè, possiamo dire solo una cosa, poi voglio ripartire da qui, voglio ripartire proprio da quella giornata che credo, insomma, così commentata nella storia, lo saprai, quella di Correggio del 2014, certo. Per un fatto positivo sicuramente, perché è una di quelle giornate che comunque è entrata nella storia della Lucchese, anche se per un fatto negativo, quel Lucchese-Triestina è veramente una partita da film in tutti i sensi. In tutti i sensi. Vabbè, dai, ripartiamo da qui e continuiamo a leggere i vostri messaggi al 360 10 38 330. Allora, eccoci tornati, mi avete un po' sorpreso perché ci sono solo 45 messaggi da leggere. Non ce la faremo mai. Però una cosa vi posso promettere, che noi cercheremo di essere qui indipendentemente dal fatto che non si giocherà anche giovedì prossimo. Perché credo comunque sia giusto, no Tony, essere qui, sia giusto raccontare le cose, sia giusto darvi voce, darvi spazio. E aggiungo un'altra cosa, sia giusto in quest'ora e mezzo anche cercare di... divagare. Di sdrammatizzare una situazione che comunque per tanti motivi è già pesante. Ma non drammatica però. C'è sempre quello che chiama. Io ho promesso l'ultima puntata di Curvo Ovest, gli rispondo in diretta. Per sentire, sapete che non potete telefonare. Vabbè, anche se è triste rivederlo, fate rivedere il gol con la Triestina, spettacolare alla Van Basten. Si era rasato i capelli apposta, è vero che ti eri rasato i capelli? Sì. Tanto ripartiamo da lì. Per prenderla meglio, grande o premio. Poi ci dicono telecronista, però non so se, no, per amor di Dio, tanto di cappello Emiliano, Emiliano Pellegrini, insomma, però ci dicono telecronista di eventuali partite, forse dicono quelle a porte chiuse, Emiliano Pellegrini, senza se e senza ma. E poi aggiunge,
prenderebbe 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Io non so, vabbè, Emiliano, se ci stai seguendo, scherzano naturalmente, penso, tanto di cappello, pensa anche alla carriera da giornalista di Emiliano Pellegrini. Ciao Tony Gollo, ricorda ancora il grande gol a Treviso Alessandro, quindi ricordano tutti. Poi, a proposito di grandi attaccanti, non ci dimentichiamo di Johnny Moscardini, forza Lucca dal gruppo UDN, cos'è? UDN. Beh, Johnny Moscardini è quello che gli hanno titolato anche lo stadio a Barga, parlano di lui penso, ma parliamo di un giocatore di tanti, tanti anni fa, no, quindi probabilmente nessuno di noi lo può ricordare. Buonasera, volevo sapere quando riparte il campionato il 22 marzo, si gioca a Verbania o si recupera la partita di Fossano? Federico Farnese, Federico. A saperlo. Non lo sappiamo ancora, credo che in settimana... Probabilmente giovedì prossimo, quando saremo qui, di nuovo lo sapremo. Poi c'è Marco da Lucca, saluto tutti gli ospiti in studio, speriamo di tornare al più presto alla normalità, forza lucchese sempre. Beh, prima di tornare alla normalità nel calcio e in tutto il resto. Poi un saluto particolare al Bomber Carruezzo, ciao Tony, tu insieme a Paci nella storia rossonera, vogliono per forza questa coppia, Carruezzo Paci. Marco Lischi. Poi, grande Tony, dà la grinta per arrivare sull'Olimpo. Domenica il nostro supporto passerà ogni muro e ogni avversità. Noi saremo fuori dalla curva a tifare. Forza Lucchese, saluto a tutti, Paolone di Moria. No, Paolone, non suggerimento. Domenica, cioè, vai da qualche parte, dovrebbe essere anche una giornata discreta, oppure, non lo so, guardi qualche partita a porte chiuse della sera. Non andare fuori dallo stadio, perché non c'è nessuno, non si gioca, quindi non andate allo stadio, tra l'altro è inutile. Andate allo stadio quando si rigiocherà a porte aperte e facciamolo in tanti. Buonasera, per me ricordo del gol più emozionante di Tony. Questo è bello, Tony, per te. È quello che dedicò al padre nella settimana dopo che tuo papà era venuto a mancare. E la domenica segnò sotto la Est. Saluti, un abbraccio, il Badiale. Quindi il Badiale ricorda anche questo fatto. Vinceremo sicuramente il campionato, ora vi toccate, l'opinion leader si è già toccato tante volte anche stasera. Un saluto a Tony, grande uomo e serio professionista, da Piero che trova spesso alla Coppa di San Filippo. Ti trovi con Piero alla Coppa di San Filippo? Sì. Vedi che non sono solo che va nei supermercati opinion leader, come vedi. E domani dove vi allenate? Ci fanno questa domanda, lo stadio immagino. Domani dove vi allenate? All'acquedotto. Poi, questa è la formazione completa. Allora, forse ci danno la formazione completa. Allora, ci hanno mandato la formazione completa. Allora, però mi hai messo il portiere. Fabrizio, non mi hai messo il portiere. Allora, l'allenatore più votato è stato Enrico. Io non mi si apre tutta. Poi, la difesa è una difesa molto anni 90. Pascucci, Montanari, Vignini, Fiondella. Vabbè, quella della Serie B. Poi, Monaco, Donatelli, Di Francesco, Rastelli, Paci, Carruezzo. Quindi sei quasi l'unico intruso in quella formazione lì. Sì. Che non è poco, perché quella è la formazione, ricordiamo, che a un certo punto si parlava di Serie A. Sì, è una formazione che ha fatto la storia qui a Lucca. Quindi esserci dentro, Tony. Sono doppiamente onorato, proprio perché hanno... No, la cosa che mi dispiace è che non trovo il portiere. Non trovo il portiere. Ma non è un 4-4-2, quello lì mi sa che è un 4-3-3, perché Rastelli, insieme a Paci e Carruezzo, ci voleva di costruire il muro in mattoni per non farli fare gol a quei tre lì. Però, forse, con tre attaccanti... C'era anche Simonetta? Sì. No, Simonetta no, c'era Rastelli. Rastelli, però lo mettevano come esterno sinistro, in questa formazione. Sì, ma non 4-3-3 al limite, perché 4-4-2... Poi ci dicono, un po' sbilanciati, via quella formazione. Allora, vediamo. Oddio, è il casotto è andato su... È andato su. Allora, come faccio a levarlo? È successo anche questo. Sono riuscito a levarlo. No, non volendo ho risposto, mamma mia. Vabbè, adesso però, vediamo... No, per favore chiudete, altrimenti do la linea alla regia per la pubblicità e poi ricominciamo. Abbiate pazienza, ho fatto un po' di confusione. Linea alla regia. Ah, se non sbaglio siamo all'ultimo blocco della serata e come vedi Cervelli che si dimostra nettamente superiore, possiamo dire, ci ha concesso 12 minuti, no, abbiamo risolto, ci scusiamo, il problema di prima, ma non volendo avevo risposto alla chiamata vocale, dato era un ragazzino, un bimbo che si stava anche scusando, no, lo salutiamo, manda, se vuoi intervenire, non so come ti chiami, manda sms o whatsapp.
Ma so, ti fanno ancora tanti complimenti e dicono che sei l'artefice tu del miglioramento di BITEP. Su BITEP Tony, insomma, ha avuto parole lusinghiere, un po' la carota e un po' il bastone, però sì. Gio deve stare attento e dare retta ai tecnici sempre. Il portiere di quella formazione era Pinna, intanto ci hanno detto, e poi dicono grande portiere però anche Squizzi, no? Squizzi, Lorenzo Squizzi. Buonasera a tutti, un grande abbraccio al grande Tony. Quando vedo il grande capitano, penso che se l'anno prima del suo arrivo a Lucca era rimasto anche il grande Ivano della Morte, molti ricordano anche Ivano della Morte, grande tornante se non mi sbaglio, giocava esterno, destro, no? Sì. Anche il grande non ce n'era per nessuno, si andava in B direttamente, ciao e forza Lucca, Cristiano da Moriano. Lo sto attento però, adesso rifiuta, perché... Tony, grande gol, grande attaccante, un saluto da Walter, Elettrauto dell'Arancio, grande trasmissione di sport, noi TV vi ringraziamo e noi cerchiamo di esserci sempre, sempre. Ci siamo stati, Tony, ci siamo stati in quei due anni e mezzo di follia a livello dirigenziale che ha pervaso la Lucchese, con cui poi sappiamo tutti com'è finita. Ci siamo stati il primo agosto, quando ancora veramente si ripartiva per l'ennesima volta dalle ceneri. Ci siamo in queste settimane dove sappiamo tutti quello che sta succedendo. Cerchiamo di esserci sempre, ripeto, anche per, insomma, per cercare di informarvi e di tenervi compagnia. Allora, leggiamo anche questo. Scusate, perché fuori dallo stadio non ci si può andare? No, Paolone, non è che non puoi andare fuori dallo stadio. Io ti stavo dicendo che domenica non si gioca, però hai voglia di andare fuori dallo stadio? Sì, lo so, però domenica non c'è la partita. Penso che questo lo sai benissimo. Io intendevo questo, forse non ci siamo capiti. Poi, da tifoso e frequentatore dello stadio sono a favore dello stop, però da amante dello sport penso che l'unica soluzione per finire regolarmente questa stagione sia giocare a porte chiuse, anche perché chi lo dice che il 22 riprenderà il campionato? No, noi non l'abbiamo detto che il 22 riprenderà il campionato, e lo dice il comunicato stesso di stamani. Vabbè, se poi, signori, come dovesse succedere sia per la Serie A che per gli altri campionati, che per un altro mese non si può giocare a porte aperte, no Tony, vorrà dire che si giocherà anche a porte chiuse. Cercheremo di alleviare i disagi per tutti, credo che almeno su Lucca magari ci daranno la possibilità di riprendere le partite e trasmettervele a casa, e già quello sarebbe qualcosa, però siccome, no Tony, è una situazione che è in divenire, continuo. Come si fa a fare dei pronostici? I comunicati di solito sono a data da destinarsi, per cui sia i recuperi che la ripresa del campionato sono molto indicativi, per cui a oggi non ci possiamo assolutamente esprimere. Capisco chiaramente i tifosi, perché il non sapere è quello che poi... Un po' logora anche. Un po' logora, esatto. Però purtroppo la situazione in questo momento è questa. Leonardo, saluto Leonardo da Cascina, che vedo nonostante quello che sta succedendo, ti voglio bene Leonardo. Mi manca la Lucchese della Serie B, dice questo nostro amico. Io Giovanni, da allenatore di calcio, dico che bisogna prima salvaguardare la vita e poi pensare al gioco, sosta giusta. In questa triste pausa di campionato tutti a vedere la casa del Pascoli. Perché no? Perché no? Basta che non vi affogliate. La casa del Pascoli sicuramente vi uno si fa anche un po' di cultura, visto che parliamo di uno dei massimi poeti, no, della letteratura italiana, no? Tu che sei stato anche Vate, no Giulio? Sì, senza la R. Sì. Vabbè, leggiamo ancora qualche messaggio. Perché l'A e la B si gioca a porte chiuse e altri campionati no? Un saluto a tutti. Chi lo vuoi spiegare velocemente? Perché l'A e la B sono pieni zeppi di diritti televisivi. Ci sono troppi interessi sotto. E in anche di date che ormai sono fino sì, a sì, e poi comunque zeppe. Se sono... E quindi diciamo la sono somma un po' costretti comunque ad andare avanti. Devono per forza andare avanti, anche perché ci sono delle altre scadenze, vedi partite di Champions, partite d'Europa League, il campionato di Serie B è lunghissimo già di per sé, quindi dopo ci sono i playoff per andare in Serie A, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che A e B si possono permettere il lusso di giocare a porte chiuse, anche perché con tutto quello che prendono dai diritti televisivi, l'incasso è una voce relativa. Ciao, però dico una cosa, non so Tony se sei d'accordo, comunque in un momento come questo, anche se chiaramente abbiamo già visto qualche partita, quella dell'Inter in Europa League, no, a porte chiuse, non sono al massimo della vita, fanno anche un po' tristezza, no? Anzi molta tristezza, però in un momento come questo, come ad esempio questo fine settimana, per chi è appassionato di calcio, che veramente non c'è nulla, forse anche quello, no? Può essere... Tutto fa brodo. Tony, sì. Se no, piuttosto che niente, è chiaro che... Però se ci
può essere, se si può pensare a una soluzione diversa, è chiaro che lo faremo. Se poi dopo si stabilisce così, perché quella sarà poi la cosa migliore per la salute e per tutto il resto, allora si farà e va bene. Ciao, sono Danny, io credo che questo campionato vada a finire male, vabbè Danny. Cerchiamo di essere anche un po' ottimisti però ragazzi, lo so che non è facile. Ma la motivazione per il quale il campionato andava a finire male? Non lo so, no, quella non ce l'ha data, però lo posso intuire Giulio. Grande Tony, il miglior attaccante mai visto a Lucca, insieme a Pace Rastelli, Fabrizio da Bagni di Lucca. Tony, grande uomo, immenso bomber, il bar Mauro, così sì, salutiamo anche gli amici del bar Mauro. Saluti a tutti e tre. Siete dei fuori classe, Jack Palance. Jack Palance, tu sei veramente gentile, no? Quindi fuori classe ne abbiamo uno e insomma un altro là, io no assolutamente. Comunque Tony ha detto un'inesattezza dopo e vi racconterà uno scoop. Cioè? Io? Ah no, Tony ha detto che ha finito la carriera a San Marino. Non è vero, perché l'ho visto giocare... gli amatori al bar Mauro, appunto. Adesso gli amatori, una partita a Monte Carlo, una partita con il fango alto così. Sono d'accordo sulla chiusura degli stadi, la sicurezza è importante. Grazie, forza Pisa. Ciuccio, un altro amico che ci chiama da Pisa, che poi chiaramente il problema nostro è il problema in questo momento di tutti. La partita con il Prato in casa al Porta Elisa, quando si recupera, non lo sappiamo Federico. Anzi, se mi permetti... Non lo sappiamo, ci ha mandato tre volte il messaggio e noi tre volte diciamo non lo sappiamo. Se mi permetti, piccola parentesi, un'altra cosa triste per il calcio è che il derby Pisa-Livorno si debba giocare a porte chiuse. Certo. Perché anche quello, nonostante la classifica pessima del Livorno, sarebbe stato comunque uno spettacolo, no? Sì, poi è una partita molto sentita e tutto quanto. Quindi. Sì, si dispiace. Buonasera ai conduttori, al grande bomber Tony Caruezzo. È vero che il primo pensiero che viene, dicono sempre, di quella partita con la Triestina. Chiudiamo il libro e andiamo ai giorni d'oggi, ma volevo sapere perché fenomeni vestiti da arbitri ci stanno tartassando e perché i nostri attaccanti segnano poco Lucchese Doc. Allora, Tony, è vero che gli arbitri ci stanno tartassando e perché i nostri attaccanti segnano poco? Ma per quanto riguarda gli arbitri, io penso che chiaramente ci sono sempre, in ogni partita ci sono degli errori, però poi alla fine dei conti gli errori poi si bilanciano sempre, sia da una parte. Fino a prova contraria, Lucchese è prima in classifica, quindi no, più tartassata, no, non mi sembra poi così tartassata, anche se qualche episodio c'è stato. Gli attaccanti che segnano poco? Gli attaccanti che segnano poco e... Perché segnano poco? Se la risposta forse... No, cioè, perché il nostro gioco non è impostato affinché, come magari anche ai miei tempi in alcuni annate... Diciamo, non è finalizzato. Non è finalizzato, si creano tante situazioni, tanti vanno a calciare in porta. E non è un caso che Cruciani abbia fatto 6 gol e Vignali 5, proprio... Soprattutto Cruciani non è un attaccante. È un gioco corale, diciamo. Sono il Moro della Gradinata. Conosci tu che sei in Gradinata, il Moro della Gradinata? No. Se dovessimo recuperare la partita col Prato, ora ognuno dai suoi suggerimenti, se dovessimo recuperare infrasettimanale e giocarla a porte aperte, vediamo di spostarla, dice il Moro, si vede che durante il giorno lavora, in tarda serata, meglio alle 20:30 per poter sostenere la nostra Pantera con più tifosi possibile sugli spalti. Poi... questo messaggio è stato cancellato, vediamo questo. Buonasera a tutti, cerchiamo per un attimo di lasciar perdere questo coronavirus che ha colpito tra le altre la vostra e la nostra città, e parliamo di calcio giocato, come dissi tempo fa, scrivo da Livorno scrive, sareste stati alla fine in lotta per vincere, visto l'organico, e così sarà fino alla fine, vi auguro di risalire e avere buone chance, salvo clamorosi sviluppi saremo nella stessa categoria d'agosto purtroppo, quindi lui dice che è il suo Livorno. Domanda a Giulio, come vede il derby Pisa-Livorno sabato? Poi saluti a Carruezzo, che anche se ha giocato solo un anno da noi, è stato un anno a Livorno, era un vero bomber, 2 gol in 2 derby al Pisa, non si scorda. Ma gli ha fatto gol al Pisa che quando era a Livorno, no? Cioè lì proprio col Pisa. Dai Giulio, lo vedi questo derby? Al di là che si giocherà a porte chiuse. In tutta sincerità, allora, fino a qualche settimana fa Livorno era veramente una squadra giù di carrozzeria e comunque ha perso diverse partite in casa, partite perse anche malamente. Devo dire che nelle ultime due giornate c'è stata la vittoria di Verona con il Chievo per 1-0 e questo pareggio 2-2 in casa contro, ora mi sfugge, contro Pordenone mi sembra, di pochi giorni fa,
e che non hanno chiaramente migliorato troppo la classifica continua a essere pessima, però può darsi che Livorno faccia una buona prestazione a Pisa e quindi è sempre un derby, perché darlo per scontato si giocherà anche in un certo contesto, a porte chiuse, sì. Quindi ci saranno, credete, in Serie A e in Serie B, vedrete, non entrano neppure i giornalisti tanti, cioè c'è veramente pochissima gente, sono veramente non sono le porte chiuse forse di altre situazioni dove alla fine entrava l'amico di quello, il cugino di quell'altro, quindi vi ringrazio, siete grandiosi, sempre forza Pisa, quindi ci chiamano Mariaccia the King. Leggilo per favore per mio figlio, e te l'ho letto Mariaccia the King. Poi questo non è nulla, spero di poter giocare la partita con il Prato in notturna al Porta Elisa da Federico Farnesi. Amici, vedremo quello che succederà, ci sono ancora una dozzina di messaggi ma non ce la farò mai. Veramente stasera, Giulio, credo che sia una delle puntate dove, anche la presenza di Tony ovviamente, dove abbiamo raccolto il maggior numero di messaggi. Leggo questo, poi siamo veramente in chiusura. Ma Pisa-Livorno non era meglio a farla giocare a porte aperte con ingresso gratuito Jack Palance? Non so, Jack, se hai voluto Jack Palance in questo caso, ti ringraziamo per il fuoriclasse di prima, fare una battuta, ma no, non si può. Tony, un'ultima considerazione prima di chiudere. Vabbè, domani allenamento, poi si stacca qualche giorno e poi si va avanti aspettando, mi pare un po' questa la filosofia, cercando di rimanere sempre sul pezzo. L'ultima considerazione che volevo fare è, chiaramente mettendo da parte il coronavirus per un si dà tanta importanza, chiaramente, io parlo del nostro ambiente, l'ambiente sportivo, calcistico, ai tifosi, no? Perché specialmente io che ho avuto la fortuna di calpestare il campo, so quanto è importante, però magari a volte può sembrare di essere un po' rufiani, no? Tra virgolette, perché invece questa situazione qui, accantonato il problema, ti fa capire che effettivamente il calcio, lo sport in generale, ma io ora sto parlando del calcio, poi senza tifosi diventa... No, non è la stessa cosa. Si annulla. Non è la stessa cosa, anzi sì, no, l'hai detto bene, poi diventa... Perché poi il fulcro dei discorsi è sempre quello, cioè la partita a porte chiuse è triste. Vabbè, speriamo sia per poco, sia il minor tempo possibile. E devo mandare saluti a Adam, a Salah e a Nisar, per favore, per i miei figli, sei grandioso, di salutarli, te li ho salutati, amico, amica che sei all'ascolto. Grazie Tony, bocca al lupo per tutto. Grazie a te. E Luca che ti è nel cuore, dove vivi, dove ti sei stabilito, io penso ti ha ormai eletto proprio come uno dei suoi simboli maggiori calcisticamente parlando. Grazie Tony. Grazie. Giulio, noi ci ritroviamo qui giovedì, lo diciamo già da ora, non pensate che siccome non si gioca giovedì non vedrete questi loschi figuri. Saremo qui e con la grande, lo devo dire, collaborazione di questa Lucchese, sicuramente avremo qualcuno perché gli argomenti comunque ci sono, perché è importante sentirci, tenerci informati, stare vicini veramente in questo momento, non farsi prendere dalla psicosi e da nessuna paura oltre a quelle che già dentro di noi logicamente tutti quanti possiamo avere. Bene, ringrazio anche Marco Cervelli che è stato con noi, grazie a tutti voi da Curva Ovest, appuntamento a giovedì prossimo, sempre qui, sempre alle 21, buonasera.